Sindaco, ha visto oggi abbiamo raccontato che sono arrivati i primi profughi siriani attraverso un container, diciamo, no? Quindi il porto di Trieste. Sono siriani, ci sono 20 persone, 9 sono bambini, una famiglia, più famiglia. Insomma, cosa pensa di questo? Come si fa a arginare l'emergenza? Anche perché ieri abbiamo detto di un arrivo invece di un pullman dalla Croazia, quindi stanno arrivando anche da lì. Ma questo ci dà l'idea di un vero e proprio dramma epocale, di lunga durata, come avevamo visto, e di cui vediamo anche immagini, no? E ascoltiamo vicende che stanno succedendo un po' dappertutto. E quello che posso dire è che non possiamo essere lasciati soli ad affrontare questa emergenza, questa situazione. Quando dico lasciati soli, intendo le amministrazioni locali. Questa è sempre di più una questione regionale, soprattutto una questione nazionale. Noi siamo in un punto critico da questo punto di vista, è bene che il governo ne tenga conto e noi siamo disposti a fare la nostra parte anche perché non si può sfuggire a questo dramma, non ci sono modi per sottrarsi a questo dramma, però voglio dire c'è bisogno Però di una capacità complessiva. rispetto a qualche tempo fa, quando abbiamo parlato di questi stessi temi, è cambiato poco, no? Cioè pochi sindaci si sono resi disponibili, direi nessuno, cioè resta che è un'emergenza da affrontare da soli, e per di più qua a Trieste lei si potrebbe trovare ad affrontare un'emergenza vera col cambio di rotta, no? Beh, a Trieste, come a Gorizia, come a Udine, sappiamo quali sono le città che in questo momento sono quelle particolarmente esposte su questo confine rispetto a quella che è stata definita la rotta balcanica, no? Ecco, finché i flussi avevano una determinata intensità da un punto di vista quantitativo, evidentemente ci si poteva limitare a una moral suasion nel coinvolgimento di altri a fare la loro parte nella responsabilizzazione di tutti. È chiaro che se i flussi dovessero aumentare, qua non ci sono vie di mezzo, tutti devono essere Però obbligati lei a che fare la percezione loro ha? parte. Andrà sempre peggio da questo punto di vista. Ce ne arriveranno Guardi, sempre di più 130.000 fermi in Slovenia. io credo che è difficile fare previsioni e credo che bisogna essere preparati a gestire il tutto nel miglior modo possibile perché il problema oggettivamente si può presentare. Ecco, ripeto, però non possiamo essere lasciati soli, comunità come la nostra non possono essere lasciate assolutamente sole a gestire questo problema. Senta sindaco, intanto come va? Mi ha presentato lo staff, posso dirlo? Lo staff, diciamo, di giovani, state già lavorando alla campagna elettorale? Beh, sì, stiamo lavorando evidentemente. Perché la campagna elettorale entrerà nel vivo probabilmente tra qualche Prima o mese. dopo Natale? Perché sa che è una data importante, no? Dicembre. Hanno detto che gli altri fanno il candidato sindaco prima di Natale. Beh, se gli altri fanno il candidato sindaco prima di Natale, bene, insomma, Fanno il vediamo, nome. vediamo se avverrà e chi sarà il candidato sindaco. Io credo che noi abbiamo evidentemente da impostare un lavoro in questa fase che è soprattutto quello di raccontare le cose che abbiamo fatto in anni difficili, ma che sono molte e importanti, e anche di narrare in qualche modo le idee che vogliamo portare avanti per il prossimo mandato. Credo che alla fine il sindaco uscente che si ricandida deve fare questo, deve raccontare cosa ha fatto e narrare e raccontare come vuole continuare. Poi evidentemente quando la campagna elettorale entrerà nel vivo, io mi auguro che ci si potrà confrontare anche sulle idee e sui programmi di altri. Porta qualcosa della storia di questi 5 anni, porta qualcosa di sé che vorrebbe forse cambiare? Penso anche caratterialmente. Cosa pensa? Beh, io sicuramente ho concentrato molto del mio tempo nell'affrontare i molti problemi da affrontare con un lavoro evidentemente che è stato un lavoro continuo, incessante qui nell'amministrazione, con gli assessori, con gli uffici e così via dicendo. E forse questo mi ha Rabbuiato, limitato, no, forse rabbuiato no. Vorrebbe no, diventare più solare, cioè gliela faccio come domanda io sono proprio. molto sereno, se uno non è sereno non riesce a fare il sindaco di questi tempi con le problematiche che comporta fare il sindaco. Sono sereno e sono entusiasta di quello che sto facendo. Sicuramente impiegato più tempo a fare quello che facevo piuttosto che a raccontarlo. Adesso devo recuperare evidentemente anche da questo punto di vista. Sa un'osservazione che facevano a chiacchierata
con alcuni esponenti dell'opposizione. Abbiamo visto molte proposte per i prossimi mesi, per la prossima campagna elettorale, perché evidentemente insomma, questo dal canale di Ponte Rosso, ad altre cose, insomma, pista ciclabile. Insomma. È un bel programma del faremo, diciamo. Queste sono cose su cui lei vuole lavorare e se le chiedessi cosa ha portato a casa in questi anni, cosa le ricorda, vorrebbe ricordare subito? Beh, io porto a casa una svolta nella governance e nella visione strategica del porto per la quale mi sono duramente impegnato e duramente battuto. Ricordo che questo commissario, che oggi come oggi è generalmente apprezzato e stimato, alla fine l'ho individuato e proposto io. E spero che diventi presidente, diciamo, che a febbraio resti. Spero che diventi, sì. Che diventi presidente, assolutamente, e lavorerò perché diventi presidente. La svolta del Porto Vecchio è un risultato per cui ho lavorato in questi anni insieme alla maggioranza, insieme alle forze politiche, poi ha trovato uno sbocco nell'emendamento del 2014 che nel 2012 con il governo Monti non si è riusciti a far passare, però è un risultato importantissimo che sblocca anni di immobilismo su una delle risorse più importanti che è la città. Le opere pubbliche, come noto, per 3 anni il patto di stabilità ci ha fermato, ma adesso è evidente che sono partite, che le abbiamo fatte, che le stiamo facendo. Abbiamo iniziato dalle scuole, adesso ci sono molti cantieri aperti in città, qualcuno dice che sono troppi. Che sono da campagna elettorale, dicono più che altro. Ma non è che sono da campagna elettorale, la realtà, come sanno ovviamente le persone più attente, è che nel 2012-2013 non è stato possibile attivare nulla per i lacci e gli acciuoli del patto di stabilità, poi ce l'abbiamo fatta e le cose sono partite e stanno andando avanti. Ricordo che molte scuole le abbiamo gli interventi li abbiamo completati in molte scuole. Poi c'è un piano regolatore, dopo 18 anni la città si avvia ad avere un piano regolatore e poi ci sono tante cose piccole, medio piccole che faticosamente, perché questi sono anni difficili, sono stati anni difficili, però il risultato le abbiamo portate. Senta Sindaco, le chiedo un'altra cosa, perché all'interno dei battiti a ringhe si diceva chi potrebbe essere l'avversario di Cosolini, no? Quindi prima le chiedevo del centrodestra, qualcuno scherzando diceva Jaluz, no? Presidente della Barcolana, che in realtà sarebbe all'interno dell'alveo del centrosinistra, quindi come suo possibile sfidante in questa corsa a primarie mi sembra siano state escluse, o almeno, giusto? A me risulta che le primarie non siano previste. Non si tengano, esatto. A me risulta anche che poi queste voci molto probabilmente vengono messe in giro anche da chi oggi come oggi fa fatica a costruire le candidature nello schieramento che si contrappone al nostro. E diciamo, quindi il centrodestra che le mette in giro. Vuol mettere qualche sassolino sul nostro cammino per renderlo meno agevole. Ci sta, ecco, sono cose assolutamente normali, fisiologiche, va bene che ci sia. Però se uno guarda il percorso... Ho bevuto lungamente un caffè con Jaluz al caffè degli specchi l'altro ieri, quindi voglio dire, francamente cosa non vi siete sono preoccupato. Detti? Abbiamo parlato di tantissime cose, siamo amici da molti anni, quindi... Quindi francamente non... Senta, ma quindi il dopo Barcolana, diciamo, avete fatto un bilancio, tutto bene? Del dopo Barcolana, della prossima Barcolana, delle idee sulla valorizzazione del rapporto tra la città e il mare, di questa sfida possibile qualora Roma avesse le Olimpiadi per ospitare, per ospitare le competizioni della Vega, abbiamo parlato di tante cose. Però se uno guardasse il percorso che sta facendo invece il senatore Francesco Russo, sembra davvero una candidatura, la sua, tra Trieste metropolitana, prima l'emendamento per la sdemanializzazione di Porto Vecchio, tanta visibilità, cioè questo le dà fastidio? Cosa? Io francamente non vivo con assoluto fastidio l'impegno di Francesco Russo, di altre persone. Francesco Russo sta facendo bene il senatore, ha ottenuto dei risultati importanti, ha potuto evidentemente portare a conclusione con l'emendamento sulla sdemanializzazione, un risultato importante per il quale una squadra ha lavorato, no? È una squadra... Sì, non ci ha lavorato solo lui, insomma, squadra, questo è quello che mi dicono squadra, da Roma, giusto? È una squadra comune, regione, ricordo che quell'emendamento lo avevano fatto in termini molto simili Rosato Antonione Menia nel 2012, ma all'epoca non era stato possibile farlo approvare, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Sulla città metropolitana ho detto il mio punto di vista, no? E credo di aver anche avviato un percorso di riflessione e di approfondimento, quindi non vedo assolutamente un problema di questo tipo. Lei si sente forte? Se Francesco Russo avesse voluto candidarsi lo avrebbe detto. Mm.
però magari si aspettano, non so, forse qualche... si aspettano da una parte e dall'altra le manovre dei prossimi mesi. Se il centrodestra fa il nome entro dicembre, ci credo poco, glielo dico subito, bisogna che vi aspettiate, vi annusiate, no? Centrodestra e centrosinistra in qualche maniera. Ma insomma, non vedo se è necessario annusarsi. Io credo che il tema oggi come oggi sia quello, chi ha governato la città deve dire quello che ha fatto e deve dire quello che fa se gli elettori gli danno fiducia e gli garantiscono di continuare. Chi ha fatto l'opposizione deve confrontarsi evidentemente con le proprie proposte, con i propri programmi. Lei si sente forte sindaco, sì? Nella città? No, prima di parlare di questi sondaggi di cui si favoleggia, diciamo. Ma guardi, io penso che il nostro lavoro sia stato un lavoro positivo e credo che il nostro lavoro possa essere valutato positivamente dagli elettori di questa città, altrimenti non chiederei evidentemente la fiducia per un altro mandato. Poi le campagne elettorali sono sempre difficili, sono difficili ancora di più di questi tempi, considerata inquietudine sociale, considerata frammentazione, considerata disaffezione, cioè le campagne elettorali sono difficili. Ritengo che abbiamo tutte le carte in regola per fare la campagna elettorale, per vincere e per governare altri 5 anni la città. Ma ci sono questi sondaggi, sì o no? Pare più di uno addirittura. Ma guardi, io penso... è detto da alcuni colleghi, vabbè, chiaramente anche Rifondazione Comunista, che magari sì, con la quale in questo momento non c'è una grande sintonia, che appunto non la premierebbero. Ma guardi, chi ha questi sondaggi li faccia vedere. Se Dai, mi si dice il PD regionale, quindi in teoria guardi, voi ce l'avete, no? Guardi, io di sondaggi ne vedo tanti in questi anni, ho sentito parlare di tanti che sono rimasti misteriosi, ho la sensazione che gli sondaggi siano sempre meno strumenti scientifici e siano sempre più evocazioni che si fanno, no, a seconda delle situazioni per sostenere questa o quest'altra tesi. Alla fine c'è un unico sondaggio che conta e sarà il voto che a maggio, a giugno, giù di lì, gli elettori di Trieste daranno per eleggere il sindaco. E conseguentemente, francamente, non ho alcuna preoccupazione rispetto a queste voci che considero assolutamente fisiologiche. Certo, in una campagna elettorale, poi anche per accendere il dibattito ci sta, no? Ma se il partito le dovesse chiedere un passo indietro? Le risulta che me l'abbia chiesto? No, questo no, fino ad adesso. Il Partito Democratico ha votato. Però sai che ci sono molti incastri a livello nazionale, anche c'è una tensione per Roma, Milano, Renzi si gioca tutto su queste amministrative. Guardi, Renzi gioca sicuramente molto su queste amministrative, il test elettorale del 2016 è un test elettorale importante. No, ecco, io credo che noi abbiamo tutte le condizioni per vincerle e che la prima condizione per vincerla è dimostrare quello che si è fatto e chiedere la fiducia per andare avanti. Questo è il mio impegno e su questa strada io vado avanti. Avversari all'interno del Partito Democratico non ne ha? Ma io non ne vedo. Io registro, ed evidentemente anche la sua simpatica insistenza in questa telefonata, registro il fatto che c'è questo chiacchiericcio, ci sono questi rumor. Io credo che in nome della nuova politica, no? In nome evidentemente anche di quelle che sono le normali condizioni che in qualche modo possono dare credibilità a questo o quel progetto politico, se qualcuno aveva un progetto politico diverso aveva i tempi e i modi per esprimerlo, per rappresentarlo, per farlo proprio, per chiedere che venisse confrontato. Tutto questo non è successo e noi ormai siamo alla metà di novembre. Senta sindaco, dall'altra parte chi vede allora? Torniamo di là. Dall'altra parte non hanno deciso ancora. Ma andranno insieme secondo lei, in unico modo per... Ma guardi, se andranno insieme o non andranno insieme lo deve chiedere a loro. Oggi come oggi mi pare che il percorso sia un percorso anche faticoso, dai segnali che abbiamo avuto finora a livello di, diciamo così, di informazione pubblica. Alcuni hanno iniziato un percorso che hanno chiamato la fucina, no? E sono Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia, altri si sono evidentemente in questo momento non partecipano a questo percorso. Vede, io credo che la maggior difficoltà del centrodestra, se si dovesse mettere assieme, sia raccontare un'idea comune. Cioè lei li vede comunque divisi, anche se si mettono insieme. Su quella che sarà una delle grandi questioni di questa campagna elettorale, ovvero Porto Vecchio.
Come si fa a raccontare agli elettori che si ha la stessa idea quando è evidente che le idee sono radicalmente diverse all'interno dello schieramento di centrodestra? No? Allora, voglio dire, l'unità la si costruisce, no, sul fatto che ci sono programmi comuni e c'è un'idea di città da mandare avanti. Ecco, se il centrodestra riuscirà ad avere un'idea comune di città e ad esprimere un candidato che rappresenti questa idea comune, lo vedremo nei prossimi mesi. Oggi appare abbastanza difficile e credo che un'alleanza tattica, come dire, per essere più forti e recuperare quindi uno svantaggio che non sia supportata però da un'idea di città, non sarebbe vincente e secondo me non farebbe bene alla città. E quell'idea di una lista unica la vede possibile? Lo deve chiedere a chi l'ha proposta. Io, ma lei come la vede dal punto di vista politico? Io non ho fatto l'inserzione e quindi non le posso rispondere, deve chiederla a Giulio. Ci abbiamo provato, diciamo, però l'intervista in questo momento chiaramente evita. Però diciamo che spogliarsi delle liste, dei loghi, è difficile e complicato per ogni partito politico, per di più implicherebbe anche meno candidati, no? Per essere poi chiari. Certamente. Lo vede come un modo più utile, meno utile, secondo lei, per amalgamare questo centrodestra nei suoi confronti? No? Guardi, io non credo. Più temibile, non so. Guardi, come... io non credo che alla fine l'amalgama o il non amalgama dipende dal fatto che ci sia un simbolo unico che spazza via tutti i simboli. Ecco, io credo che l'amalgama dipende da altre cose e conseguentemente non la ritengo una questione particolarmente significativa. Per lei con SEL e Rifondazione come va? Ma con Rifondazione la cosa è molto chiara. Cioè, percorsi differenti, credo che questa sia la logica maturazione di due visioni diverse, evidentemente, quella di un centro-sinistra che vuole governare, no? Evidentemente su ideali e valori di centrosinistra, ma che vuole governare, amministrare, quindi si fa carico dei processi, è quello evidentemente di una sinistra ideologica, no? E come tale allergica a governare i processi, ad assumersi responsabilità, con alcune posizioni che poi rispetto anche alla visione di città io ritengo arretrate e conservatrici. Con SEL il discorso è diverso perché a quanto mi è dato sapere, gli organi di SEL a livello provinciale hanno condiviso un giudizio positivo sull'esperienza di questi anni di governo e quindi si apprestano a condividere un'ulteriore campagna insieme. Credo che se il programma evidentemente sarà un programma che potremo condividere, credo che questo sia possibile, si andrà avanti insieme, così come con le liste civiche e con altri. Trieste è una città renziana? Adesso? Ma Trieste è una città renziana. Trieste è una città dove i punti di vista e le opinioni, credo, degli elettori sono inevitabilmente diverse. Credo che Renzi abbia in questa città fondamentalmente il seguito, un appoggio comunque, di consenso che ha nel resto del paese. Verrà qui, vero? Me l'aveva detto l'altra volta, viene, no? Vi siete riparlati. Sì, verrà qui sicuramente. Diciamo il prossimo anno. Verrà qui. Senta, sulla ferriera, perché ha visto che ultimamente c'è stata un po' di agitazione. Ma sulla ferriera, soprattutto sul tema della logistica, dove vanno a finire questi dipendenti. Sulla ferriera evidentemente ci sono due questioni, una quella di progetto industriale, io nei prossimi giorni parteciperò al tavolo in regione, poi incontrerò anche i rappresentanti sindacali, vediamo evidentemente quello che c'è da fare per chiarire i nodi che oggi come oggi hanno in qualche modo indotto qualche preoccupazione. Sul versante della compatibilità ci stiamo avviando verso settimane che saranno decisive. È chiaro che nei prossimi due mesi, no, alcune risposte arriveranno e da queste risposte, come noto, dipende un giudizio definitivo sulla possibilità dell'area caldo. Le risulta che la cappa funzioni, come è stato detto, a metà? Guardi, io aspetto risultati finali, nel senso che questo è un tema troppo serio per le implicazioni che ha
per andare sulle illazioni, i sidice o le informazioni parziali. C'è un periodo evidentemente di collaudo che è in corso, alla fine del periodo di collaudo si tirano le somme e si valuterà l'adeguatezza di quella soluzione. Personalmente mi auguro che sia adeguata e che risolva in maniera significativa i problemi dell'emissione della coccheria. Sbaglio, sto organizzando un evento pubblico per i prossimi giorni? No, possiamo dirlo? No, non sbaglia, lo può dire. Sto organizzando un evento pubblico per il 13 novembre, quindi per venerdì della prossima settimana. Tutti invitati, anche i parlamentari, no? Credo. Tutti gli amici e simpatizzanti, evidentemente, si usa questa espressione, sono invitati ovviamente. È un evento che tra l'altro coincide con i 5 anni dall'inizio della campagna. La campagna, in quel caso fu campagna delle primarie, il 13 novembre del 2010, quell'incontro aveva come titolo Cominciamo, no? E adesso? Oggi direi che... Proseguiamo, cos'è? Oggi direi che l'intenzione è quella di continuare, conseguentemente da quell'incontro scaturiranno una serie di idee, di priorità. Si chiamerà Continuiamo? No, come si chiamerà non ha nessuna importanza, no? Evidentemente il senso è quello di continuare sulla strada che abbiamo avviato. E da quell'incontro verranno fuori alcune idee per il programma del 2016. Ci sarà anche la Presidente Serracchiani? Ma guardi, io non ho fatto in questo momento ancora inviti diciamo personalizzati, ecco, perché la Presidente Serracchiani è già venuta a un incontro nel quale era molto atteso il suo pronunciamento c'è stato, e quindi credo che la questione sia oggi come oggi una questione assolutamente risolta, quindi non ho fatto questo tipo di pre-inviti. Ecco. Grazie, Roberto Cosenin, bocca al lupo per... Crepi. Thank you.